Salve a tutti amici attrezzanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Mr. Ectrek ed oggi ragazzi eccoci qui nell'ultimo video del 2022. Oramai avete imparato, siamo qui da 6 anni, questo è il sesto anno che facciamo il video, siamo qui con Garukan. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo sempre qui, siamo ancora qui. Buone feste a tutti, insomma buona fine dell'anno, speriamo che abbiate passato un buon Natale. Però oggi io per voi mi chiamerò Gurupane, perché il sito di Shodan non mi prendeva più il nome, quindi ho dovuto cambiarlo in Gurupane, che mi sembra molto più simpatico, molto più carino. Per ricordare Zibub d'altronde, dell'anno scorso. Sì, no, esatto, certo, cioè indimenticabile. Magari tornerà in un prossimo anno, non si sa, però quest'anno abbiamo Gurupane, Raga, ecco. comunque veramente una cosa incredibile. Mi sembra ieri, lo so, l'ho detto anche l'anno scorso, ma è una tradizione che abbiamo registrato l'ultimo video del 2021. Io non lo so, quest'anno è volato. Cioè, noi ci facciamo sempre più vecchi, non va bene. Poi sì, ogni anno diciamo sempre l'anno è volato perché ormai siamo qua e quindi vedendo i Pokémon che andremo appunto a raccontare ai nostri spettatori ci verranno in mente tutti quanti gli avvenimenti di quest'anno, che tra l'altro, parentesi aperta, sono stati molto più difficili da trovare quest'anno perché diciamo che quest'anno è stata una grossa parentesi su un unico grande argomento che non abbiamo deciso di includere all'interno delle nostre squadre, però diciamo che volevamo anche sfruttare un pochettino questo momento di introduzione per far sentire la nostra vicinanza all'Ucraina. Non abbiamo voluto includerlo, ragazzi, per il semplice fatto che non ci sembrava corretto, soprattutto per una situazione così delicata. Ecco, ma così come non abbiamo inserito questo evento, altri eventi che volevamo inserire non li abbiamo inseriti proprio per il fatto che i Pokémon mancavano. Non c'erano Pokémon da mettere su Showdown, ragazzi. Soprattutto poi per il fatto di voler mettere sempre Pokémon diversi, no? E non far vedere sempre gli stessi Pokémon. Quest'anno noi abbiamo fatto delle forzature che dopo vi facciamo vedere. Comunque, avete capito, lo sapete oramai, che dobbiamo fare una lotta, una battaglia Pokémon. Io contro Garukan su Pokémon Showdown 6 contro 6 per vedere gli eventi di quest'anno e soprattutto chi la spunterà. E ragazzi, allora, vedete dei Pokémon un po' strani, di alcuni non vedete i modelli, ma vedete semplicemente gli sprite, perché quelli sono Pokémon di nona generazione e Pokémon Showdown non li ha ancora inseriti. Stavolta inizia tu. Va bene, ok, grazie mille per l'onore. Posso dire che i primi Pokémon che spuntano alla vista, che saranno i primi che verranno presentati in questo video, sono appunto Coraidon e Miraidon, essendo i leggendari di questi nuovi giochi Pokémon Scarlatto e Violetto, che voglio dire, anche quest'anno Pokémon si è fatto abbastanza sentire con le sue 10 milioni di copie vendute solamente in 3-4 giorni. È stato il gioco Pokémon più venduto in minor tempo e appunto per festeggiare anche semplicemente il fatto che quest'anno ci sono stati i giochi Pokémon di nuova e di nona generazione, siamo già alla nona generazione, ragazzi. Abbiamo deciso di includere appunto Coraidon e Miraidon. Vai, continua tu, che tu c'hai Coraidon, hai parlato anche a me di Miraidon, capi? Quindi vai col primo effettivo. Il primo Pokémon del mio team è Slowking, che appunto va a rappresentare Piero Angela. Adesso c'è un pochettino una forzatura, la piccola forzatura di questo Pokémon, perché avremmo voluto mettere Alakazam, però Alakazam come altri Pokémon che avremmo voluto inserire non è presente in nona generazione, quindi non potevamo inserirlo. Perché appunto volevamo mettere Alakazam? Perché volevamo ricordare Piero Angela con un Pokémon diligente, studioso, che abbia una buona dialettica, una buona linguistica, insomma. Quindi volevamo rappresentarlo con un Pokémon che si distinguesse dagli altri Pokémon per la sua intelligenza. E diciamo che il Pokémon che ci andava più vicino ad Alakazam, che era anche un tipo psico, è stato Slowking. Abbiamo preso letteralmente il concetto di, ovviamente, non stiamo parlando di Slowking come se fosse il Pokémon più intelligente di questo mondo, però comunque molto meno di Alakazam, ecco. Ed è un peccato che non abbiamo potuto inserire le nostre principali idee all'interno del video, però anche Slowking mi sembra un'ottima scelta. Anche per il fatto che comunque, ragazzi, vedendo la linea evolutiva precedente, vedi Slowpoke, è un Pokémon totalmente diverso da Slowking. In un certo senso Slowking è intelligente, se vogliamo metterla anche così. Invece Slowpoke è conosciuto proprio per essere un Pokémon ingenuo. Come secondo Pokémon del mio team abbiamo Pikachu. Ragazzi, quest'anno è un anno veramente importante anche per l'anime Pokémon. Ash è finalmente diventato campione della Lega Pokémon, campione del mondo. Ovviamente Pikachu volevo metterlo perché insomma è il suo fidato compagno che lo accompagna appunto da 25 anni. E ragazzi, in realtà
Pikachu doveva essere col cappellino di Ash, per ricordare appunto Ash, però era illegale come Pokémon, non lo so il perché. Su Pokémon Showdown, Pikachu col cappellino di Ash è illegale. Però comunque abbiamo messo Pikachu e piccola chicca, magari il fatto del campione potrebbe ricordare anche la vincitrice del mondiale, ovvero l'Argentina. L'Argentina ha vinto il mondiale, volevamo appunto inserirlo anche così, giusto per chicchetta, però i due campioni, Ash e l'Argentina, in un solo video, in Pikachu, secondo me è giusto. Come terzo Pokémon della mia squadra abbiamo Arboliva, nuovo Pokémon introdotto in questa generazione e ultima evoluzione di Smoliv. Arboliva che cosa va a rappresentare? Va a rappresentare Pinocchio di Guillermo del Toro. Inizialmente ci doveva essere Shiftry, ma Shiftry è illegale in questa generazione, non c'è, quindi non potevamo metterlo. Quindi abbiamo pensato che Arboliva, essendo fatta di legno, dovevamo metterci anche Clevor, perché comunque anche lui fatto di legno c'aveva le asce, un oggetto abbastanza ricorrente nel film di Pinocchio, ma alla fine siamo insomma capitati su Arboliva perché era il Pokémon che diciamo rappresentava di più questo film per quanto riguarda Pinocchio, almeno il personaggio, non nel senso generale del film, anche perché voglio dire, stiamo parlando di una reinterpretazione di Pinocchio e di un lavoro autoriale impressionante, secondo me. Quindi se non avete ancora recuperato Pinocchio di Guillermo del Toro e volete appunto farvi un regalo e recuperarlo, vi do massimo supporto, perché secondo me è un gran bel film. Come terzo Pokémon del mio team abbiamo proprio Gotytail. Come ben sapete, quest'ultimo periodo dell'anno, penso da un mesetto più o meno, è uscita la serie TV su Netflix di Mercoledì, una serie che ha letteralmente mangiato le persone, cioè nel senso non è che le persone hanno mangiato la serie, no, la serie ha mangiato le persone, perché veramente se la sono vista tutti e ne hanno parlato in continuazione su ogni social esistente al mondo. E quindi di conseguenza, perché Gotytail? È palese, cioè l'aspetto ricorda Mercoledì, anche l'affatto di essere tranquilla ma allo stesso tempo maliziosa, un po' bastardella, ecco, è iper mega azzeccata secondo me Gotytail. Come quarto Pokémon della mia squadra abbiamo Vespiquen, che appunto va a rappresentare la morte della regina Elisabetta, che sembrava immortale come tutti la descrivevano, però alla fine voglio dire, purtroppo è arrivata anche la sua ora quest'anno. Strano, perché comunque, come ho detto prima, sembrava quasi protetta da Dio stesso per qualche motivo, Arceus. E alla fine niente, quindi appunto Vespiquen, perché Vespiquen la regina ci sembrava il Pokémon più adatto per rappresentarla. Come quarto Pokémon del mio team, ragazzi, abbiamo Ariyama. Faccio questa premessa: trovare un meme quest'anno è stato veramente difficilissimo, perché io penso che i meme non vanno più tanto di voga. Sì, certo, ci sono quei meme del cazzo su TikTok, Instagram, ma di vero effettivo meme con la M maiuscola non c'è stato, e nemmeno in realtà questo di che vi sto per descrivere. Però ragazzi, noi l'abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre incluso almeno un meme all'interno dei nostri video, ci sentivamo di volerlo inserire anche se un po' forzatamente. Però ragazzi, Ariyama rappresenta proprio Will Smith, o meglio rappresenta quello che Will Smith all'inizio di quest'anno ha fatto verso Chris Rock, ovvero aver tirato proprio uno schiaffo a Chris Rock durante appunto gli Oscar, poiché Chris Rock aveva più volte stuzzicato Will Smith, tra virgolette, insultando la moglie. Lo faceva ovviamente non con cattiveria, però Will Smith non ci ha fatto più, ha hittato un upac a Chris Rock praticamente. È perché Ariyama tiene le mani grosse, quindi ricchi, insomma, è abbastanza esplicativo. Come quinto Pokémon della mia squadra abbiamo King Gambit, nuovo Pokémon aggiunto proprio in questa generazione ed evoluzione di Bisharp. Che cosa va a rappresentare King Gambit? In un certo senso va a rappresentare i Game Awards, ma più nello specifico appunto il GOTY di quest'anno, che è Elden Ring. Penso che nel bene o nel male, o comunque in maniera più attiva o più passiva, lo conosciamo tutti, giocone della Madonna di From Software, ha fatto parlare di sé per tantissimo tempo, tutti quanti l'hanno raccontato come uno dei giochi più belli, imponenti di questa generazione. Qui condivido il pensiero, e l'abbiamo appunto rappresentato qui. Tra l'altro ragazzi, i Game Awards di quest'anno sono stati veramente senza parole, secondo me. Io sono rimasto veramente super soddisfatto dei Game Awards quest'anno, visto che comunque io ho avuto diciamo la pazzia in testa di seguirli tutti, proprio tutti patto totale, assolutamente. Vabbè, però pur qualcuno doveva starci. Quindi come quinto e penultimo Pokémon del mio team ragazzi abbiamo Lokix. Lokix ragazzi ci è venuto proprio spontaneo
spontaneo e in realtà l'ho già nominato in uno dei miei precedenti video, anzi in realtà in due dei miei precedenti video, appena l'ho visto. Ragazzi, Chainsaw Man, non c'è niente da dire, è proprio Chainsaw Man, è il Pokémon Chainsaw Man. Prima di tutto è figo come Pokémon e Chainsaw Man è figo come anime. Quando Lokix si alza e inizia a combattere, caccia le alette che ha, che in realtà diventano delle zampone e sembrano delle motoseghe praticamente. Ma perché voler inserire Chainsaw Man come anime o come opera in sé per sé? Perché ragazzi, sta spopolando, cioè non c'è niente da dire. Noi in realtà volevamo inserire anche Spy Family, perché penso che quest'anno anche Spy Family abbia detto la sua, però... Sì. Volendo parlare soprattutto dell'ultimo periodo, io credo che Chainsaw Man sia sulla bocca di tutti. Tutti quanti lo stanno iniziando a vedere, perché ragazzi, voglia, merita veramente tanto. Il manga è finito, solamente la prima parte, sta iniziando la seconda. L'anime, almeno quando stiamo registrando noi, ovvero il 20 dicembre, manca un episodio. Da me come ultimo Pokémon della mia squadra ritroviamo un vecchio membro che appunto c'era già, l'avevamo già inserito per qualcun altro, ovvero Toxtricity. Toxtricity quest'anno abbiamo deciso di inserirlo per rappresentare Ed Sheeran, che ha cantato Celestial, che è appunto la colonna sonora della ending di Pokémon Scarlatto e Violetto, che appunto bella canzone, se non fosse per il fatto che, aspetta che questa la dico perché comunque molto molto stretta, stanno uscendo le mod di Scarlatto e Violetto. Una delle primissime mod che è uscita per Scarlatto e Violetto era prendere la canzone di Ed Sheeran e toglierla dai crediti. No! Dai, ma che peccato, perché la odiano tutti sta canzone? Non capisco perché, cioè non so, a me non è mai dispiaciuto Ed Sheeran. Ma quello lo stanno facendo per un motivo, per mettere Serie Nere di Tiziano Ferro. Capito, sì, sei idoneo. Ok, esatto, lo so mettere per... Ho capito. Per quel niente, motivo certo. Lì. Sì ragazzi, alla fine, come vi ho detto all'inizio del video, qualche Pokémon uguale doveva esserci, perché sennò veramente non sappiamo più quali Pokémon mettere. Oltre le tante restrizioni che abbiamo avuto, era veramente complicato e sta diventando sempre più complicato. E ragazzi, allora, come ultimo Pokémon, ma non per importanza, per niente veramente, abbiamo Finizen, altro Pokémon di nona generazione. E ragazzi, allora, Finizen chi rappresenta? Non tanto magari questa sua forma, ma quanto la forma che vedrete dopo, ovvero la forma eroe. Perché Finizen, ragazzi, rappresenta proprio Sinisa Mihailovic, la morte di Sinisa Mihailovic, che praticamente, per quando siamo noi registrando sempre appunto il 20 dicembre, è capitata 4 giorni fa. Una morte che ha sconvolto letteralmente tutto il mondo del calcio, amanti e non. È veramente una notizia che ha fatto riflettere e ha fatto pensare molto, più che altro perché Mihailovic, appunto, parliamo un attimo del perché con Finizen. Perché appunto in realtà non è Finizen, se vedete bene lo sneak peek, ma è Palafin, che è identico a Finizen, se non fosse per quel cuoricino che ha sul petto. Palafin, ragazzi, è un Pokémon che in realtà nella sua forma eroe, ovvero questa qui che state appena vedendo, diventa un supereroe, appunto come dice la forma. E ragazzi, Mihailovic nella sua vita è stato letteralmente un supereroe. Per tutto quello che ha passato, per la leucemia che appunto ha avuto, e che in realtà è stata proprio la leucemia che l'ha portato via, è stato un periodo in cui ha avuto la leucemia, poi è riuscito ad uscirne, ma poi è ritornato più forte di prima. Lui ha sempre combattuto davvero eroe, davvero guerriero, e quindi ci sentivamo di voler mettere Palafin forma eroe proprio per il fatto che è un supereroe. E ragazzi, più supereroe di lui non c'è, uomo in campo, ma uomo con la U maiuscola anche nella vita. Ragazzi, allora, abbiamo descritto i nostri Pokémon e come sempre direi che è arrivato il momento di aprire le danze a questa sesta battaglia, la battaglia che decreterà la fine del 2022. Olè. Olè per la Olè. Spagna, anda, per esatto. Per restare a tema. Allora, quest'anno abbiamo cercato di fare bene o male un po' i team equilibrati, quindi non dovrebbero esserci troppi squilibri, spero, credo, vai. Ok, siamo Ariyama. Ok. Allora, vediamo un pochettino che cosa farà questo Will Smith. Aia, pensavo facesse di più. Pensavi facesse di più? Sì, effettivamente in attacco è un po' carente. Oddio, in realtà attacco cacchio è carente. Strano, vabbè, never mind. Ah, messo Elisabetta seconda, bravo, non l'avevo vista, bravo. Cosa? No, il nickname, ha messo Elisabetta seconda. Ok, dai. Primo Pokémon per me è andato giù. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare qua. Ok, mi è andato Piero Angela. Ahia, questo è un po'. Un pochettino come reagirà. Piero Angela.
Questo è tosta, sì, sei più veloce giustamente. Niente, mi sa. Niente. Comunque credo che ogni volta che facciamo un video cambia lo stage. Sempre sì, diversi. Sicuramente. No, no, dico, siamo riusciti a prendere sempre diversi, perché stavo vedendo, ma non mi ricordo abbiamo avuto uno stage simile. Tra l'altro fa molto ridere come i miei primi due Pokémon. No! Morti. Nel senso, fa veramente tanto ridere. Vabbè, questa cosa. Vabbè, dai, ho questo coincidenza, effettivamente. Ok. Lotta drago, giustamente. Dai, facciamolo. Anche se però mi sguarrerai. Ahia. Ok, però tu mi hai tolto il. Wow, Miraidon. Miraidon. Cosa mi combini? No. Miraidon. Okay, aia. Aia. Sword Dance. Minchia, però. 48. Ha fatto lo stesso danno anche a. Sì, uguale. Uguale. Cioè, quindi praticamente hanno la stessa difesa. Non penso. Ah. Ok. Due pari. Quest'uomo. Gotitel, ok. Proviamo a fare così, Madonna. Adesso sì che siamo pari. Ora sì. Adesso sì. Però recupera, sei pari, preciso. Un pochettino. Madonna. Sì, sì. Avvelenamento mi ha salvato un pochettino. Sì, sì, infatti. E adesso che nessuno dei due ha un Pokémon in campo. Ora è ancora più avvincente, effettivamente. Sì. È proprio come se stessimo iniziando di nuovo da capo. Giustamente. Parla, ok. Ma forse ho messo Shiny, sai? Vabbè. Non cambia dallo sprite, quindi. Effettivamente, sì. Madonna. One shot. Beh, sì, è vero, perché io sono anche tipo normale. Sei pure normale, sì. Adesso è dura, eh? In realtà quel King Gambit a me fa paura. Anzi, no, Toxtricity a me fa paura. Sì, però tu sei veloce. Ah, l'hai messo Shiny. Sì, ho messo Shiny perché appunto mi ricordava un po' più Ed Sheeran, essendo rosso anche lui. Hai ragione. Ok. Lo resiste. Ok, dovrebbe andare giù. Perfetto. E mi recupero anche punti vita dal campo erboso di Arvoliva. Ok, siamo tornati più o meno in pari. Ok, Lokix, d'accordo. Vediamo un po'. Molto, molto tesa questa, eh. Gli ultimi due Pokémon entrambi. Esatto, sì. Quanto male! Danno considerevole. Porca puttana! Ma di che tipo è? Lokix è un bellissimo coleottero buio. Il primo coleottero buio mai fatto. No, nel senso è la mossa. Ah, è lotta. E appunto per questo mi sono sorpreso. Perché cazzo, lotta. Cioè. Allora. Cazzo, te 4 per, effettivamente. A meno che non mi one shotti. Di cosa, però? No, ma guarda che se dovesse accadere, io Pikachu. Cosa fa cazzo con Pikachu? Come? No, come è possibile? Vabbè, comunque Sbigo attacco, dai. Sbigo attacco, cazzo, ma guarda che c'eri pochissimo, c'eri lì vicinissimo. Mamma mia. Dai, ci siamo. Ragazzi, abbiamo finito qui una lotta bellissima e secondo me molto più equilibrata rispetto a quello dell'anno scorso. Sì. Perché comunque abbiamo avuto tante belle kill da tutti e due i lati, sempre con Pokémon diversi. Quindi ci sta, mi è piaciuta come lotta. Quindi ragazzi, Pikachu campione, però non ha potuto avere nemmeno il voglio dire, il suo spazio, non poteva nemmeno dimostrare di essere diventato campione perché non avevo combattuto. Ma i campioni non si sporcano le mani. Capito. Ragazzi, quindi abbiamo terminato anche questa battaglia che sancisce appunto la fine del 2022. E ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. L'ultimo video dell'anno. Un anno pieno di tante cose belle e anche brutte, ovviamente, perché devono esserci entrambe le cose in maniera bilanciata. Però ragazzi, tutto sommato è stato un bell'anno. Non so te. Per me è stato un bell'anno. Devo parlare in maniera appunto personale. Io non ho nulla da lamentare a quest'anno, assolutamente. Se devo parlarti di un anno un pochettino più generale, diciamo che quest'anno poteva andare nettamente meglio sotto tantissimi punti di vista. Però si spera sempre nel prossimo anno, insomma, poteva andare decisamente meglio quest'anno. Però comunque magari rispetto agli anni precedenti, soprattutto gli ultimi due, è andato un po' meglio. E ragazzi, quindi, cosa dire? Io vi auguro tante belle feste a voi famiglia, buon anno, un buon 2023, un anno dispari, che dolore, ogni due anni, doveva arrivare, però aia. E ragazzi, quindi, cosa dire, io spero tantissimo
che questo video e quest'ultimo video del 2022 vi sia piaciuto. Se questo è stato, ragazzi, sapete cosa fare: lasciate tantissimi pollici in su, commentate, condividete. Ci rivediamo in un prossimo video. Attivate la campanella per rimanere aggiornati, appunto, sulle notifiche dei video. Seguitemi community per rimanere aggiornati sulla programmazione. Iscrivetevi al mio canale, ma anche al canale di Garukan, che ve lo lascio ovviamente qui in descrizione. Ringrazio come sempre Garukan per la sua disponibilità ogni anno, appunto, nel fare questo ultimo video. La tradizione, ragazzi, va mantenuta e va rispettata. Mantenuta, anzi, guarda, grazie a te per invitarmi ancora dopo tutto questo. Assolutamente, tempo, assolutamente. Sempre. Rimarremo sempre. Ragazzi, cosa dire? Buon anno e arrivederci. Ciao. Domanda. Giusto. Gioco preferito di quest'anno? Bella cazzo di domanda. Allora, o il DLC di Cuphead o Tunic.